Bazzino di croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza. Prega per noi. Bene carissimi, ben ritrovati. Come vi accennavo, ci abbiamo oggi uno splendido incontro. È il secondo sul Vangelo secondo Giovanni ed è dedicato al libro dei segni. Adesso faremo un po' un piccolo ripasso della prima puntata per chi non c'era, così capiamo un po' di cosa stiamo parlando. Ricordiamo che il Vangelo secondo Giovanni è il quarto Vangelo, innanzitutto chiamato nella tradizione il Vangelo della fede adulta, il Vangelo che fissa l'occhio sulla divinità, soprattutto di nostro Signore Gesù Cristo, e che segue un percorso completamente anomalo, diverso rispetto a quello dei Vangeli sinottici, completamente diverso. Lo cominceremo già a vedere oggi, o meglio ripassando oggi un po' e quello che ci siamo già detti la volta scorsa per chi c'era. Allora, qui c'è già un piccolo errore nella slides. Il libro dei segni va dal primo capitolo, versetto 19, quindi subito dopo il prologo, al capitolo 12. Si chiama libro dei segni perché in questa prima parte del Vangelo, ricordate che il Vangelo di San Giovanni c'ha 22 capitoli. 21 capitoli, prima e seconda parte. Vi ricordo la volta scorsa il libro dei segni e il libro dell'ora, cosiddetti. Nella prima parte Gesù manifesta la sua divinità soprattutto attraverso il compimento di quelli che si chiamano tecnicamente in greco segni semeia, cioè i miracoli, che però non sono tanto importanti per il fatto sensazionale, d'accordo? Perché il miracolo indica chi è quello che il miracolo l'ha fatto, e oltre che a designare la soluzione di un problema corporeo, come vedremo, indica molto altro. Per esempio, sulle nozze di Cana, che dovremmo vedere questa sera, ci potremo fare chiarina. Se uno volesse proprio fare proprio un'esegesi che tenga conto di tutto quello che stava scritto sulle nozze di Cana, potremmo tranquillamente interrompere a mezzanotte. Chiaramente non interromperemo a mezzanotte, per farvi capire, insomma, no? Vi accenderò soltanto qualcosa. Allora, poi, oltre che a tutti quanti questi grandi segni, nella prima parte del Vangelo i segni sono 7, come vedremo. Adesso vi mandando avanti la slide lo vedremo. E segni e discorsi molto lunghi, cioè mentre nei Vangeli sinottici, se vi ricordate, no, Gesù o parla in parabole, fa discorsi generalmente non troppo lunghi, salvo il discorso della montagna di Matteo o quello del capitolo 6, sono discorsi sempre abbastanza molto brevi, oppure fondamentalmente parabolici. Se vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni non c'è neanche una parabola, neanche una, non ci sono parabole. Il seminatore, la zizzania, il figlio al prodigo, il buon samaritano. Sono tutti tanti discorsi, sono anche discorsi, come vedremo, di un certo livello, insomma, cioè si fa un pochino più fatica a stare dietro a Gesù, perché non è una storiellina, non è una paraboletta, cioè è un Vangelo. San Giovanni era anche soprannominato il teologo con la T maiuscola, cioè il teologo è quello che fa un discorso su Dio dove, insomma, si capisce, ma ci devi starci con la capa, come dicono a Napoli, per stargli dietro, no? Allora, com'è strutturato sto libro di segni? La volta scorsa abbiamo visto il prologo, Giovanni 1:1-18, quel capolavoro straordinario dove in 18 versetti, come dice San Giovanni, fa sto overture e ti presenta tutto quanto questa figura del figlio di Dio che scende dal cielo, si fa carne, per portare noi a vivere da figli di Dio, per elevare noi ad una forma di vita soprannaturale e divina modellata su quella del figlio. Poi comincia subito predicazione di San Giovanni Battista, che anche nel Vangelo di San Giovanni ha le sue peculiari caratteristiche, come vedremo. Subito la predicazione di San Giovanni Battista,
vedremo il primo segno. E attenzione, la chiamata dei primi discepoli, anche questo è un tratto caratteristico del Vangelo di Giovanni, questo perché si capisce proprio dal contesto, lo vedremo, perché San Giovanni, non so se lo sapete, Andrea e Giovanni, domani è la festa di Sant'Andrea, sono stati i primi discepoli di Gesù in assoluto. Andrea e San Giovanni, quindi il fratello di San Pietro e San Giovanni Evangelista, fratello di Giacomo di Zebedeo, i due figli di Giacomo di Zebedeo. Perché? Perché loro erano discepoli di San Giovanni Battista, prima di essere discepoli. Ed è stato San Giovanni Battista quando Gesù... Ecco l'agnello di Dio, andate appresso a lui. E loro erano lì. Dalle circostanze che vedremo, dice, erano le 4 del pomeriggio, vuol dire che quello è stato un giorno che se l'è scritto, capite, a caratteri cubitali. Tenete presente che San Giovanni scrive il Vangelo quando era molto avanti negli anni, capite? Era forse ottantenne, novantenne. Sto fatto è successo quando lui c'era avuto 17-18 anni, quindi per ricordarsi l'ora, capite, quando non è successa una cosa bella. Ma non voglio raccontarvi i particolari della mia vita privata, quindi sono momenti della mia vita di passati che se mi dite è successo, mi ricordo la data, il giorno e l'ora, tranquillo, perché se è una cosa grossa che ci abbiamo tenuto tanto, funziona così. Ecco, allora, subito dopo questo racconto ci stanno le nozze di Cana, il primo segno. Quindi mi raccomando, se vi piacciono i quiz e andate a qualche quiz, se vi dicono qual è stato il primo miracolo di Gesù, potete solo rispondere miracolo appariscente o miracolo spirituale, perché se è miracolo spirituale dobbiamo dire la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta, abbiamo detto l'anno scorso, l'angelo di Luca, che ha santificato, se dobbiamo dire il primo miracolo, ma per il visibile sono le nozze di Cana. Quindi Gesù bambino non ha fatto miracoli, non hanno, come dicono i Vangeli apocrifi, per questo che sono apocrifi, che Gesù bambino faceva niente, sarebbero state delle cose insomma un po' pittoresche. Il primo miracolo sono state le nozze di Cana, il primo miracolo in senso stretto, perché l'acqua che diventi vino è un fatto straordinario che coinvolge un'alterazione delle leggi, questo è un miracolo, fisiche o chimiche o normali, che avendole Dio stesso stabilite può derogarvi quanto gli pare, ma può derogarvi il nostro Signore, perché se qualcuno di voi va a prendere una bottiglia d'acqua, me la trasforma in ottimo vino, non vinaccio, lo assumo subito, così mi risparmio un pochetto di cose, insomma, ma non credo che sarete buoni. Ne è buono manco il diavolo a fare queste cose, ecco, perché i miracoli in senso stretto il diavolo non li fa. Subito dopo, ecco, Gesù andrà a purificare il Tempio di Gerusalemme, va a sfascia tutto dentro il Tempio di Gerusalemme, la prima cosa che fa, nel Vangelo di Giovanni, prima va lì e poi comincia subito a mettere un pochino di ordine e di pulizia, questo perché San Giovanni ha predicato bene quello che avrebbe fatto, e poi fa il primo grande discorso, il colloquio con Nicodemo: chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito non può entrare nel regno dei cieli. Tutti quanti discorsi, infatti, e vedrete che ogni volta che Gesù fa un discorso, questo è un elemento tipico del Vangelo di San Giovanni, nessuno capisce niente, oppure capiscono fischio per fiasco, specialmente i discepoli, d'accordo? Perché Gesù dice una cosa che sembra avere un significato, ma ha un significato più elevato, non ha un significato terra-terra, devi fare uno sforzo per andare. Infatti quando a Nicodemo, forse lo vedremo stasera, dice chi non rinasce dall'alto non può entrare nel regno di Dio, così dice, come vedete? Che significa? Come faccio io a rientrare nel grembo di mia madre che devo rinascere un'altra volta? Dice, no, non devi rinascere un'altra volta, devi nascere da acqua e da spirito. Ma che lo parlo cristiano di Nicodemo, ma capito? Noi oggi siamo tutti bravi, abbiamo visto tante volte i battesimi dei ragazzini, cioè, beh, forse fa riferimento al battesimo. Quel poraccio che non poteva sapere, capite, che ci stava il battesimo. Cioè Gesù non aveva ancora istituito il sacramento del battesimo, capite? Quindi chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio, no? Ecco, però lui parla tranquillo, comunque, se, capite, come dice, che problema c'è? Chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Ecco, vedrete poi con la samaritana, no? Dice, dammi da bere, dice, ma chi beve dell'acqua che io gli darò? Dice, ma insomma, vuoi un bicchiere d'acqua? Oppure mi devi dare questa acqua particolare? Dice, dammela questa acqua, che acqua è questa che mi devi dare? No? Quindi c'è sempre questo, vi dico queste cose, un po' così, per farvi entrare proprio
nel clima, quindi c'è Gesù che è sceso, ma è sceso per elevarci su un altro piano di vita, più bello, più elevato, più alto, no? Ecco, dopo il colloquio con Nicodemo c'è l'ultima testimonianza di San Giovanni Battista, che è spettacolare, che termina il capitolo terzo, e poi al quarto un altro lunghissimo colloquio, che è il colloquio con la Samaritana. Seconda domenica di Quaresima, c'è un ciclo degli anni, c'è un ciclo degli anni dell'anno liturgico, credo che sia proprio quello di quest'anno, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio il ciclo A, che in ogni domenica di Quaresima ci presenta un grande discorso oppure un grande segno di Gesù. Il colloquio con la Samaritana, poi il cieco nato, lo vedremo al capitolo 9, ecco, i grandi eventi o segni fatti da Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Quindi attenzione, perché sono sette segni e sette grandi discorsi, qui abbiamo il primo segno e qui abbiamo il primo e il secondo discorso. Poi c'è la guarigione del figlio del funzionario, che sarebbe il segno numero 2. Vedete, nell'elenco puntato ci stanno, sono nell'elenco numerato, sono numerati i segni. Poi c'è un rientro nelle slides per diversificare, perché è proprio costruito così, è fatto apposta questo qui, Quindi alla fine del primo libro ci saranno sette segni e sette discorsi, inframmezzati poi da qualche sommarietto, da qualche descrizione di qualche episodio, ma la struttura è proprio, l'ossatura è fatta su questi sette segni e sette discorsi. Capite? L'alternanza tra il miracolo e la parola. Quindi che cosa significa? Vedete, anche noi, no? Come entriamo in contatto con Gesù? Cioè ascoltare la sua parola, ma bisogna anche entrare in contatto con i suoi segni straordinari. Cioè, oggi, quali sono? Gesù non fa più miracoli, ma i padri della Chiesa dicevano i miracoli oggi succedono ancora, ma non sono più miracoli, ma sono i sacramenti. Perché in ogni sacramento succede un miracolo non visibile nella nostra anima oggettivamente. Molti di noi siamo usciti dalla messa, a ogni volta, sapete che ci sta, non è un aneddoto, una storia, dice: hai mai visto tu un miracolo? Oh, io mai, mai, sicuro? Sei sicuro? Siamo andati a messa in vita tua? Perché se sei andato a messa, tu ogni volta che vai a messa lì succede non solo un miracolo. San Tommaso d'Aquino dice che nell'Eucaristia non esiste miracolo più grande, cioè la resurrezione di Lazzaro, che vedremo. La resurrezione di Lazzaro fa ridere delle galline in confronto all'Eucaristia. Che voi capite, come è possibile che lo stesso Gesù Cristo che sta in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità, tutto presente, vivo e vero, sia presente in un dischetto di pane piccolo così e in un frammento infinitesimale di esso, che se ne stacca un frammentino e casca per terra, lui, se qualcuno è capace di spiegarlo, si accomodi. Ecco, la Chiesa ha descritto questa cosa dandogli un termine ben preciso, che è la transustanziazione. Ma come? Stasera abbiamo cominciato la novena all'Immacolata, c'è il bellissimo inno Acatistos, lì, anche lì, per recitare una strofa di quello ci dovremmo mettere un'ora, perché bisognerebbe recitarlo talmente lentamente, perché, cioè, ave tu il modo a nessuno hai spiegato. Ma come ha fatto il Verbo a farsi carne nel grembo della Madonna senza concorso umano? Chiamatemi qualche genetista, qualche medico, capite? Noi sappiamo come nasce oggi un essere umano, sappiamo benissimo, ma ci vuole il gamete dell'uomo e il gamete della donna perché nasce un essere umano, ok? Ma Gesù Cristo il gamete dell'uomo ce l'aveva, speriamo che ci crediate tutti quanti, ci ha avuto soltanto il successo questa cosa qua, non lo sa nessuno. Cioè, ave tu il modo, a nessuno ha spiegato, forse la Madonna ci avrà raccapezzato qualcosa, che era la testimone oculare, ma noi non lo sappiamo come è successo, sappiamo che è successo, non come. Perché ogni volta che si stiamo dinanzi a un miracolo, il miracolo significa che tu sai quello che è successo, ma non sai spiegare come. Perché se sai spiegare come, non è un miracolo. Ok? Beh, andiamo avanti. Altro segno, vedete, un segno, due discorsi e due segni appiccicati, uno e l'altro. La guarigione del figlio del funzionario e la guarigione dell'infermo, il paralitico alla piscina di Bezzeta. Altra cosa che, di tutte queste cose, fino adesso nessun altro Vangelo
ce ne dà notizia. Quindi il Vangelo di Giovanni fa proprio per conto, sono pochissimi i punti di contatto con i sinottici. Il racconto della passione, ma anche se nel racconto della passione San Giovanni ha delle caratteristiche sue che gli altri non hanno. Quindi sto proprio un Vangelo concepito per aprire uno squarcio su quello che tutti gli altri non avevano detto, d'accordo? Quindi proprio volutamente fatto in questo modo. Quindi non è stato semplicemente un riprendere, un no. Ecco, subito dopo il discorso sull'opera del figlio. Un discorso molto elevato, che Gesù fa. Poi, altro segno, il quarto, la moltiplicazione dei pani. Siamo al capitolo sesto, così. Altro segno ancora, Gesù cammina sulle acque. Questo è uno, è l'unico dei sette segni, insieme alla moltiplicazione dei pani, per la verità, citato anche dagli altri evangelisti. Gesù cammina sulle acque. Poi, un altro grande discorso, a proposito, proprio ieri mi è arrivato il preventivo del viaggio dell'estate prossima in Terra Santa, il discorso della sinagoga di Cafarnao. La sinagoga di Cafarnao, i resti, discretamente custoditi, sono ancora visibili. Quando si va a Cafarnao e si mette dentro, stanno ancora qualche colonna e qualche, diciamo, ambiente della sinagoga di Cafarnao, e si legge il capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni, Gesù questa cosa l'ha pronunciata qui. Perché anche in Terra Santa non ci sono molti posti dove dovrebbero essere sicuri al 100%, ma quella è la sinagoga di Cafarnao al 100%. Quindi quel discorso Gesù l'ha pronunziato lì, che è il discorso sul pane vivo disceso dal cielo. Anche questo, vuol dire: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Dice: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Quelli se levano gli occhiali che non ce li avevano, dico scusa un attimo, dice, mangiare la tua carne vuol dire che siamo cannibali, bere il tuo sangue vuol dire che siamo vampiri, cioè noi adesso facciamo, e infatti molti dopo quel discorso lì se ne vanno e dicono: ma questo sta completamente, cioè, che capite, il nostro Signore mi perdona, no? La cosa paradossale è che Gesù non si scompone per niente. Siamo qui, dicendo, questi, volete andarvene pure voi, poi dice ai discepoli, se ne sono andati quasi tutti perché pensano che sono scemo, volete accomodarvi anche voi? E San Piero dice: no, non vogliamo. Dice: da chi andremo? Tu solo le parole di vita eterna. Cioè, non è che dice: va, sai, tranquillo, abbiamo capito tutto. Dice: non abbiamo capito niente manco noi, però dobbiamo andare. Quindi, no, guardate che io si scherzo un pochino, ma cioè, perché guardate che il nostro Signore ci mette, oggi ho sentito, lo dico pubblicamente, così chi sentirà queste cose, io sono felicissimo quando posso parlare bene, facendo nome e cognome, di qualche mio confratello. Oggi ho sentito, durante il pranzo, un intervento di 10 minuti di un caro sacerdote che tra l'altro credo che stia incardinato nella diocesi dell'Aquila, dove c'è il mio caro Cardinal Petrocchi, quindi, che è Don Luigi Maria Epicoco. Datevi a sentire qualche suo intervento su YouTube, vi dico, mi ha edificato, cioè nel senso che mi ha veramente anche aiutato a fare un, come dire, cioè sono rimasto con due orecchie, cioè non è che sono cose che ignoro, però il modo con cui le ha dette, lo stile con cui le ha dette, cioè che il nostro Signore ci distrugge, cioè ci polverizza, cioè tutto quello che noi ci immaginiamo, ci rappresentiamo di Lui, ce lo stecca. Ha fatto una catechesi bellissima sul sacrificio di Isacco, su Abramo, no? Passo noto, io ne ho fatto tanti di catechesi, dico, come l'ha fatta Lui? Ma tu guarda un po', mi ha fatto ripercorrere alcuni momenti della mia esistenza, ma guarda, perché il Signore l'ha fatta questa cosa qua, capito? È dura, cioè il nostro Signore, cioè, tu devi entrare, cioè se vuoi stare appresso a Lui, devi entrare in un'altra prospettiva, in un altro orizzonte. Quello che tu pensi non è come Dio è come tu pensi che sia, ma Dio è un'altra cosa. E nel Vangelo di Giovanni, questa è proprio la regola del Vangelo di Giovanni, il nostro Signore va avanti come un treno, capito? E tu dici: ma aspetta un attimo, cioè tu devi spiegare, cioè che non è che ti devono mangiare vivo, cioè che tu poi farai l'Eucaristia, che questa è una cosa da intendere in senso reale ma spirituale. Noi l'abbiamo appena mangiato, il corpo di Cristo, ma non è che, capite, è un cibo spirituale, il nostro Signore l'ha, come dire,
ha confezionato attraverso un rituale divino, spettacolare, bellissimo, no? Non è che ci stanno a che fare con questo discorso così, capite? Quindi volutamente, come dire, noi oggi la chiamiamo una provocazione, quindi un portarti oltre, al di là. Quindi, bene, poi c'è un capitolo e cominciano le discussioni, le polemiche. Ma dove sei? Ma dove non sei? Ma sei il figlio di Dio? No, sei uno che sta fuori di testa, eccetera, eccetera. E Gesù in qualche modo si trova coinvolto in queste discussioni. Per forza che sono le discussioni con tutto questo che sta a combinare, cioè, è inevitabile che nasca un polverone. E poi l'episodio bellissimo dell'adultera, quella la grande, come dire, la grande provocazione del Vangelo di San Giovanni. Adultera, sorpresa in flagrante adulterio, quindi non giudicare, non c'è niente da giudicare. Hanno trovato a letto con uno che non era il marito, che te devi giudicare? Non stavano a dire rosario, anche perché a quei tempi ancora non era conosciuto rosario, quindi che quella sia adultera non ci piove. Ma come dobbiamo trattare noi un peccatore in flagranza, manifesto? E qui Gesù di nuovo spiazza tutti quanti, perché lì c'era la legge di Mosè. Quando i farisei gli dicono: guarda che Mosè ci ha detto che abbiamo le pietre in mano, qui dobbiamo lapidarla. E non è una bugia, è vero che dovevano lapidarla, perché c'era scritto questo nella legge di Mosè. Tu che ne dici? Mi sono le domande provocatorie. Quindi, se dici che la dobbiamo lapidare, se dici che la dobbiamo lapidare, tu che sei più grande di Mosè, vai contro la parola di Dio? Gesù è sempre un grande, eh? La frase storica: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi Mosè ha detto così, io non c'ho niente da dire. Si accomodi chi è innocente a lanciare per primo la pietra. Quindi capite? Cioè è bello vedere anche nei Vangeli, questo bisogna studiare i Vangeli, bisogna vedere anche l'intelligenza unica di Gesù, no? Gesù era veramente un grande, capito? Quindi come esce, cercano sempre di metterlo alle corde, no? Come un pugile che ti mettono alle corde, che in un momento che fai, lui sistematicamente esce dalle corde, non si fa mettere dalle corde, e esce dalle corde alla grande, quindi senza. Io quando vedo quelle cose dico: Leonardo, mettitele bene in testa, perché cioè su tante questioni noi dobbiamo imparare ad agire in maniera perfettissima, come Gesù, perché non basta averci ragione, capito? Gesù dice: io ho ragione, sì, ma devi vedere come la fai valere la tua ragione. Quindi non basta per essere come Gesù ci vuole, no? Poi il discorso sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso. I farisei continuano: tu non conta niente quello che dici, perché tu parli di te. E nessuno può parlare bene di se stesso. Qui Gesù: no, non sono io a rendere testimonianza di me stesso, ma le mie opere, San Giovanni Battista, il Padre. Quindi spiegherà, fa tutto quanto un panegirico, una sorta di panegirico su se stesso, quindi di apologia di se stesso, come avrebbe fatto poi anche San Paolo, per dire: sì, io ho detto che sono figlio di Dio, ma non l'ho detto così, perché l'ho detto in forza di 1, 2 e 3. E le spiega. Altro discorso, dei due segni, e qua addirittura 1, 2 e 3 discorsi intercalari. Gesù e Abramo. Tu ce l'hai con noi, ma noi siamo figli di Abramo. Gesù dice: siete figli di Abramo? Sicuri? Bene, siete figli di Abramo, cominciate a farmi vedere, siete figli di Abramo. Fate le opere di Abramo, voi invece volete ammazzarmi, questo Abramo non l'ha fatto. Dice: no, ma che dici? Tutto quanto il discorso su Gesù e Abramo. Sesto segno, dopo questa exploit, il cieco nato. 41 versetti, questo è un Vangelo antichissimo, un Vangelo che è stato poi usato tantissimo nella predicazione dei primi 4 secoli, soprattutto quando venivano battezzati gli adulti, perché il cieco nato è un segno emblematico della situazione di cecità che c'ha l'uomo prima che abbia la luce della fede che viene da Cristo. Quindi non soltanto
cecità del corpo, e è una condizione che viene dalla nascita, perché noi col peccato originale ci nasciamo, quindi tutta, lo vedremo quando arriveremo, chissà quando ci arriviamo, insomma, a comprendere, anche a decodificarlo un pochino anche in senso esistenziale e spirituale, no? Ecco, poi c'è il discorso sul buon pastore che dona la vita per il suo gregge, anche questo lo troviamo nel Vangelo di San Giovanni e da nessun'altra parte. Gesù che si dichiara esplicitamente il figlio di Dio, vi ricordate il Vangelo che è stato negli anni passati, no? Il Vangelo di Marco, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Nel Vangelo di Marco Gesù non dice mai che è figlio di Dio. San Pietro lo riconosce come il Messia, ma nel Vangelo di Marco chi lo dichiara figlio di Dio è il centurione. Vistolo morire in quel modo, disse: veramente questo è il figlio di Dio, perché uno che è un essere umano, pure in croce, ha sentito tutti quegli insulti, tutte quelle cose, di padre perdonali che non sanno quello che fanno, o è Dio o non si sa chi è. Un pagano. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice tranquillamente: io e il Padre mio siamo una cosa sola, il Padre mio, il Padre mio, il Padre mio, in continuazione. Quindi non fa mistero di questo. Infine, dopo quest'altro discorso, si dichiara figlio di Dio e dice: io sono il figlio di Dio, e mo te lo dimostro. Facciamo tornare io dal cimitero un morto di 4 giorni. Voi sapete che anche la legge attuale dello Stato, avete visto una notizia uscita la settimana scorsa che uno è uscito dalla tomba prima di celebrare il funerale, eh? Sì, sì, hai sentito? Perché 24 ore ordinariamente sono il minimo indispensabile, ok? Quindi se fanno c'è un funerale prima di 24 ore, ecco, ma dopo 4 giorni non si è svegliato mai nessuno, né ieri né oggi. 4 giorni siamo proprio al di là ampiamente dei margini, quindi quello è morto, perché dopo 4 giorni cominci pure a... Io racconto sempre, la risoluzione di Rando, specialmente d'estate, quando mi è successo qualche volta di... persone defunte d'estate che magari muoiono alle 7 di sera, quindi non puoi farlo giornare al giorno dopo, devi farlo dopo 2 giorni perché devono passare 24 ore. Allora, la sera dopo vai a dire rosario d'estate, assicuro che la sera dopo d'estate già se ti metti, cioè guardate che cattivo odore che manda un defunto, io ho dovuto pregare e dico: Signore mio, dammi la porta, dammi, perché veramente qualche cosa di insopportabile proprio, capite? Cioè, ecco, grazie a Dio col Signore mi ha aiutato, ma è veramente impressionante, insomma. Ecco, quindi immaginate dopo 4 giorni che cosa possa essere, no? Col clima che fa in Terra Santa, come avremo modo di sentirlo, di risentirlo, per meglio la sesta o la settima volta che ci vado, insomma, non vedo l'ora di volerci tornare. Dopo l'esurrezione di Nazaro, anziché, dice, ci arrendiamo dinanzi a questo perché c'è un crescendo, no? Comincia con le nozze di Cana e poi va muore. Anziché produrre l'effetto, dice: sai, adesso hai risolto, basta, hai vinto, abbiamo capito, ci siamo sbagliati. Ah no, appena fatto, dice: qui dobbiamo ammazzarlo prima possibile, comunque questo pure risorto morto. Ma dice: mo adesso questi andano tutti quanti dietro. E se succede qualcosa, ammazziamo pure Lazzaro, capito? Facciamo una strage, facciamo, perché qua è proprio la fine. Quindi la condanna a morte di Gesù. E Gesù come reagisce? Anziché scappare, entra a Gerusalemme. Cioè, ah sì, benissimo, eccomi qua. Sapendolo, anziché dice: ce l'andiamo, no, entra a Gerusalemme. E fa l'ultimo grande discorso, il discorso che quel di grano caduto in terra non muore, rimane solo, invece produce molto, se non muore produce molto frutto. E qui nel Vangelo di San Giovanni voi sapete che il padre, perché ci sono 3 volte nei Vangeli che Dio Padre dal cielo parla in maniera udibile dai presenti per dare testimonianza al figlio. Quali sono? Anche questo, da chi vuole essere? Allora, primo nel battesimo del Giordano, Giovanni battezza Gesù, scende lo Spirito Santo in forma di colomba e si ode una voce dal cielo: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto.
primo episodio. Poi c'è il secondo, dinanzi a testimoni ristretti, la trasfigurazione. C'erano Pietro, Giacomo, il fratello di San Giovanni, non il cugino di Gesù, e Giovanni, Giovanni Evangelista. Questo è il figlio mio prediletto, dice, ascoltatelo alla trasfigurazione, non in cui mi sono compiaciuto, perché si compiace quando stava facendo quel segno di umiltà estrema, perché noi, cioè, io dico, gli angeli, quando vedevano certe scene, veramente stavano proprio, ma che sta succede? Perché noi non ci rendiamo conto perché si figlia di Gesù Cristo, figlio di Dio, se va a confondere in mezzo ai peccatori, San Giovanni si dice, ma che stai a scherzare? Io devo battezzare, dico, ma tu mi devi battezzare, come faccio a battezzarti io? Tu devi fare quello che ti dico io, bisogna fare così. E Gesù va a farti fare un segno, non era un sacramento, ma era come i peggiori peccatori, come se fosse il peggiore disgraziato. Cioè, è un gesto di, come dire, solidarizzazione, cioè dico, io mi sporco di oggi, sempre tutti stanno dicendo sporcarsi le mani. Cioè, io mi vengo a prendere i peccati vostri sopra. Quindi, perché quella cosa, che era un simbolo, poi si compie sulla croce, perché il battesimo si compie in croce, quella è una cosa seria, cioè, Gesù non fa gli scherzi, non fa il pagliaccio, non fa il teatrino, capite? Immaginate gli angeli che dicono, ma siamo, cioè, tutti gli angeli lo conoscono, lo sanno chi è quello dentro la Santissima Trinità, stanno prostrati in adorazione, capite? A cantare santo, 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 come dice il profeta Isaia. Immaginate poi quando l'hanno visto in croce, cioè, dice, tutti quanti ci sono le rappresentazioni sacre, i quadri, no? Con gli angeli, con le ali davanti agli occhi, che dicono che se le coprono, ma scherziamo? Immaginate quello che pensava, dice, ma che state a fare? Siete matti, siete? Cioè, te la mette in croce, ma non lo sapete che stanno a fare. Non lo sapevano che stanno a fare, però dobbiamo cercare un attimo di... E poi la terza volta che il padre parla è qui. Gesù dice, se il chicco di grano che è terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Dice, ormai la mia ora è giunta. Dice, padre, glorifica il tuo nome. Il padre risponde, l'ho glorificato, e di nuovo lo glorificherò. Questa è la terza volta che parla. La sentirono tutti presenti, Gesù dice, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Quindi, la terza volta, quindi all'inizio della missione, a metà della missione, più o meno durante la trasfigurazione, e poco prima dell'ingresso della passione, l'ho glorificato, e di nuovo lo glorificherò. Questo non lo sapevamo, questo ce ne informa appunto San Giovanni, nel suo Vangelo. Questo è, scusate se la presentazione è larga, adesso cominciamo a leggere qualcosa, tanto, però ecco, la cosa fondamentale è un incontro biblico che ha fatto bene quando poi qui avete gli strumenti, andando a casa, cominciate a prendere, tanto li leggeremo più o meno tutti quanti insieme, no? Oggi cominciamo, ci vorranno 2 o 3 incontri per far bene il libro dei segni. Però questo è un pochino il grande quadro della prima parte del Vangelo. Bene, detto questo, cominciamo a leggerci qualcosa. E almeno il primo capitolo, magari finiamo con le nozze di Cana, se ci riusciamo, cioè San Giovanni e la sua predicazione e i primi discepoli, sarebbe bene che ce l'andiamo a vedere. Allora, qua dobbiamo cambiare scrivania, salvo ognuno, ok, e dobbiamo aprire la Bibbia. Aperta la Bibbia. Vedete tutti quanti la Bibbia, giusto alle mie spalle? No. Si vede? Vedete bene? Ingrandiamo un po', va? Posso ingrandire quanto ci pare? Ok? Va bene? Allora, cominciamo dal versetto 19, leggiamo. Eccolo qua su, eh. Siete bene, no?
Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono, lo leggiamo tutto, fino alla fine e poi facciamo il commento. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? E rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Primo giorno, secondo giorno. Il giorno dopo Giovanni, vedendo venire Gesù verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco che colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. Attenzione a questo termine chiave, testimonianza. Il Vangelo di San Giovanni è tutta una testimonianza. Ci sono una montagna di testimoni. Voi sapete com'è un processo, no? Un processo ci sta, dobbiamo dimostrare che questo ha fatto questo reato. Testimone 1, testimone 2, testimone 3. Il reato è omicidio. Io l'ho visto, ha ucciso. Io l'ho visto, ha ucciso. Io l'ho visto, ha ucciso. Il giudice dice: omicida, galera. Qui c'è un processo nel Vangelo di San Giovanni. Come dire? L'imputato, tra virgolette, è il nostro Signore Gesù Cristo. L'accusa, tra virgolette, è: questo è il Figlio di Dio. La accusa, insomma, sto scherzando un po', no? Chi è il primo testimone? Io sono il testimone. E qual è la mia testimonianza? Allora, io questo sapevo manco chi fosse. Mi era stato detto: quando vedrai la colomba scendere su di lui, questi è quello che battezza. E io l'ho vista con gli occhi miei, l'ho vista. Quindi, ve lo dico io. Il primo testimone. Un uomo, il battezzatore. Il giorno dopo, attenzione, il primo giorno, il secondo giorno e il terzo giorno. Quindi capite, i tre giorni sono un numero fondamentale. I tre giorni sono anche la passione, la sepoltura e la risurrezione. Quindi capite, terzo giorno, Giovanni stava là ancora con due dei suoi discepoli. Chi sono questi due? Non li sappiamo. Giovanni e Andrea. Dopo ce lo dice più avanti, quindi non è che me lo invento io. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Fine del ministero di Giovanni. Nel 38 comincia l'episodio dei primi discepoli. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro, festeggiato di domani, così sappiamo un po' chi è Sant'Andrea. La messa della Sant'Andrea la facciamo domani mattina, perché domani sera è già la prima domenica d'avvento, non si può fare.
Sant'Andrea, il fratello di Simon Pietro. Tra l'altro, questo per chi non venisse a messa domani, Sant'Andrea è l'apostolo a cui fa riferimento la Chiesa d'Oriente, fratello di San Pietro, quindi a Roma c'è San Pietro, a Costantinopoli c'è Sant'Andrea che è morto in Grecia, crocifisso con la croce di Sant'Andrea. Quindi gli orientali fanno riferimento a Sant'Andrea, d'accordo? Ed è anche per quello che dicono, ma sto primato del Papa, sapete che gli ortodossi non ci credono, ma se a Pietro e Andrea erano fratelli vuol dire che stanno sullo stesso piano, no? Quindi sì, gli diamo un pochino d'onore in più a San Pietro, perché però non è un primato reale, perché erano fratelli. Questo è uno degli argomenti che usano un pochettino i nostri fratelli ortodossi, no? Ecco, tanto per fare un pochino di... ecco, perché Andrea era il fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone. Attenzione, non soltanto che era il fratello, è lui che gli ha parlato di Gesù. Ha capito? Dice, voi dite che voi i latini dice che c'è il primato di Roma, ma è Sant'Andrea che ha portato San Pietro da Gesù. È vero, è la verità. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo. Attenzione ai termini, eh? E lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, guarda che belle anche queste espressioni, eh? Disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che in greco Kefas significa roccia, Pietro in latino. Il giorno dopo, quindi, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea, incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Attenzione che il nome che è stato fatto sta soltanto quello di Sant'Andrea, San Giovanni per umiltà non si nomina, ma era lui. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui, Natanaele. Allora, attenzione a questi nomi. Natanaele era il nome ebraico di quello che nel gruppo apostolico è però designato come Bartolomeo, perché gli ebrei, con un pochino anche i romani, cioè avevano il nome e poi il soprannome, così come per esempio Giuda Taddeo, il soprannome era Taddeo, è Giuda il cugino di nostro Signore. Bartolomeo è il soprannome di Natanaele, che è questo, il più anziano del gruppo apostolico. Era già quando incontrò Gesù, era molto molto avanti negli anni, settantenni o forse anche qualcosa in più. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele esclamò: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Che Nazareth si trova in Galilea, non si trova in Giudea, Gerusalemme. Filippo gli rispose: attenzione a questo termine che ricorre un'altra volta, vieni e vedi. Attenzione che scorro un pochino più su, eh. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Vieni e vedi. No, poi facciamo il commento, eh. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Il che, capite, con tutte quante le lotte di Gesù contro i farisei ipocriti, è già qualcosa, insomma, no? Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele, vedete, prima dichiarazione solenne: tu sei il figlio di Dio. Puffete, subito subito, primo capitolo. Tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico credi, ma vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Questo capitolo è veramente un piccolo, grande capolavoro, insomma, adesso ce lo rigustiamo ripercorrendolo. I tre giorni della predicazione di San Giovanni Battista, cose da cogliere e su cui ritornare. Anzitutto, questa è la testimonianza di Giovanni, abbiamo in parte già accennato. Il primo testimone che compare in questo santo e divino processo volto ad accertare, quindi a farci emettere sentenza definitiva che questo è il figlio di Dio, è Giovanni, ok? Che lo chiama
l'agnello di Dio. Allora, fantastico. San Giovanni gli chiedono: chi sei tu? Cosa risponde? Per tre volte: io non sono. Cioè, io non sono, per noi che ci ricordiamo un pochino la Bibbia, a cosa ci fa pensare? Alla rivelazione del nome di Dio a Mosè. Quando dice: ma io vado dagli israeliti e mi diranno: come si chiama il tuo Dio? Cosa risponde? Io sono colui che sono. San Giovanni risponde: io non sono. Allora, voi capite che San Giovanni è l'immagine, io anche sono, ogni prete è un piccolo San Giovanni, i preti devono fare tante meditazioni su San Giovanni Battista. Vedremo poi quando San Giovanni, nella fine del capitolo terzo, fa l'ultima testimonianza, che dirà: lui deve crescere e io diminuire, anzi devo proprio scomparire. Noi, dinanzi al Signore, specialmente chi poi lo porta, la prima cosa che devi dire è: io non sono. E questo io non sono poi culmina con il fatto che lui va a dire: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare, seguono Gesù. Noi non ci facciamo caso, ma va sicuro, quando uno ha, come dire, il suo team, cioè i suoi discepoli, le sue cose, che se ne vada a seguire qualcun altro, insomma, non è una cosa tanto per credere, questi sono i miei discepoli, capito? Questi mi sono formati, io sono 20 anni che ci sto dietro, comunque sì. Io non sono, dovete andare da colui che è. Quindi, il testimone, colui che ti... Perché se deve essere un testimone, se deve essere un mediatore, tutte quante le mediazioni della Chiesa, il sacerdozio, il vescovo, il papa, il predicatore, chiunque sia, è un anello di congiunzione, ma tu non devi andare da lui, devi andare dal Signore. Guai quando, come dire, il testimone si trattiene per sé o vuole la sua gloria personale. Stai a scherzare, stai. Io non sono il Cristo. Poi perché gli fanno queste due domande? Perché dicevano che prima del Cristo doveva venire Elia o un certo profeta, libro del Deuteronomio. Attenzione che qui San Giovanni parla per umiltà, perché se vi ricordate i Vangeli sinottici, Gesù, perché prima dell'avvento del Messia, nell'Antico Testamento si diceva che prima che verrà il giorno del Signore, verrà Elia. Voi sapete che Elia, il profeta Elia, scusate se faccio riferimento a tutte tante queste cose, insomma non so la vostra cultura biblica, Elia insieme a Enoch, la fine che ha fatto Elia non si sa, perché Elia non è morto, secondo la Bibbia, così come Enoch, sono stati rapiti da nostro Signore, e che fine hanno fatto, che stanno a fare, non si sa. Allora, quando c'era scritto che tornava Elia, nella credenza, diceva se forse ritorna sulla terra Elia in persona, perché Elia in persona non è morto, quindi come se l'è preso sul carro di fuoco, il nostro Signore trova il modo per farlo tornare, sarà proprio Elia in persona a dire: è arrivato il Cristo. Ma io non ho detto che Elia è Giovanni. Non è che hai letto, è Gesù che ha detto, che quando gli dicono, dice: in verità vi dico, Elia è già venuto, ma lo hanno trattato come hanno voluto. Quindi lui, per umiltà, non si dicono, ma lui Elia lo era, perché San Giovanni Battista, tra l'altro, anche come carattere, come tempera, come tempra, gli assomiglia tanto a Elia, d'accordo? Quindi, come Elia è stato il primo profeta, perché Elia è stato il primo grande profeta dell'Antico Testamento, è l'inizio del ciclo profetico. Se rimango qualche altro anno qui, chi lo sa, quando faremo i profeti, argomento difficilissimo dell'Antico Testamento, si vedono queste cose qui, no? Elia è stato il primo, San Giovanni è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, e colui che dopo San Giovanni sono finiti i profeti, perché arriva il nostro Signore Gesù Cristo e sono finiti i profeti, è arrivato, ormai tutta tanta l'attesa, è l'ultimo, come dire, è quello che sta proprio sullo spartiacque tra l'antico e il nuovo. Per questo che Gesù avrebbe detto: tra i nati di donna fino adesso nessuno più grande di Giovanni, ma da me in poi più piccolo il regno di Dio è più grande di lui, perché ci sono io di mezzo, capite? Quindi lui è Elia, ma per umiltà dice: io non sono quello che dice. E qui se non leggi i commenti della Madonna Chiesa, San Giovanni di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono voce,
Allora, capite, la voce non conta niente. Voi adesso state sentendo la mia voce, no? Ma allora, facciamo un po' il pagliaccio. Avete sentito la voce? Sì che l'avete sentita. Ma se io faccio che la sentite, non serve a niente. Cioè la voce è significativa se dietro la voce c'è un cervello che funziona, si spera, d'accordo, che elabora delle idee, dei concetti e che poi attraverso la voce li esprime. Ma la voce non conta niente, capite? E se io sto zitto, adesso voi vedrete nel bollettino di questa settimana, facciamo un po' di spot pubblicitari. Quest'anno, durante le vacanze di Natale, è la prima volta, allargato chiaramente a tutti, faremo un ritiro spirituale come scuola di preghiera. Allora, quando uno prega non c'è bisogno che chiacchiera, perché per pregare noi preghiamo mentalmente e si parla molto meglio a mente che non a voi, che ti stanchi pure di meno, capite? Quello che conta è il pensiero e la volontà che lo esprime. Quindi lui dice: io sono la voce di uno che grida, quindi non conta proprio niente, perché se non ci fosse qualcuno che la attiva la voce, non serve a niente. I neonati la voce ce l'hanno, ma che fanno? Capito? La senti la voce, ma fino a quando non sono buoni a parlare, che la senti a fare. Ecco. È bellissimo. Non sono. Allora, se proprio devo essere qualcosa, sono nulla. La voce in prestito alla parola, ma la parola è molto più grande di me. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Mo ci dilunghiamo perché quest'anno, allora voi sapete che San Giovanni Battista compare la seconda domenica d'Avvento, perché la prima domenica d'Avvento introduce, nella seconda è proprio la domenica del Battista. Dice: attenzione, arriva nostro Signore, preparate la via del Signore. Quest'anno, l'8 dicembre, capita la seconda domenica d'Avvento. Immacolata, questa è una bella lotta. Che facciamo? Posponiamolo all'8, al 9... Allora, siccome noi italiani siamo tanto devoti della Madonna, io su questo sono contento, la CEI ha chiesto al Papa, dice: no, eccezionalmente celebriamo l'Immacolata l'8 e non celebriamo la seconda domenica d'Avvento. Il Papa ha detto: ma sì, concesso, altrimenti dobbiamo fare il 9, però ci mancherà la seconda domenica d'Avvento, perché la domenica di San Giovanni Battista è fondamentale, la seconda domenica d'Avvento è uno spettacolo. Allora ci dilunghiamo un po' oggi, così ce la facciamo internos. Ecco, quindi attenzione che tutti quanti i discorsi lunghi, se no ci hanno detto che lui parla, comincia a dire razza di libera, fate questo, fate quell'altro. Dice: preparate la via del Signore, basta. Quindi significa che per incontrare il Signore c'è bisogno di chi ci mette in condizione, ci apre le orecchie, ci scuota un pochino, di prepararci. Questo è il compito di San Giovanni Battista e di ogni San Giovanni Battista. Dice: ma tu però battezzi. E perché battezzi se non sei il Cristo né il profeta? Dice: perché io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, a quale non sono degno di sciogliere le calce del sandalo. Questa è la profezia, appunto, dell'avvento di nostro Signore Gesù Cristo. Capite? Voi sapete che, a parte che c'erano delle leggi ebraiche, ecco, ma il gesto di allacciare le scarpe, questo capite già, che già richiama un pochettino il gesto, è un gesto di un'umiliazione, insomma, estrema. Ok? C'erano tutte quante le diatribe: posso chiedere a uno schiavo che mi porta questo qua, posso farmi lanciare le scarpe, posso farmi lavare i piedi, c'era tutto quanto un... E sulle scarpe qualcuno diceva: sì, forse lo schiavo sì, ma i piedi no. Ecco, quando poi Gesù parla quel gesto, quando dice: ma che stai a fare? Cioè, per me è tutto facile, ma insomma, quindi non era un giochino, insomma. Ed ecco la sua testimonianza. Dice: io sono credibile per questo, perché chi mi ha inviato a battezzare mi aveva detto queste cose e io ho reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. Qui fa compare la grandissima umiltà che abbiamo già accennato di San Giovanni. Il terzo giorno, quindi il compimento, capito, della missione, il numero perfetto, cioè Giovanni ha avuto successo, quindi la sua missione è compiuta. Ha fatto quello che doveva fare. Quando riesce a portare
i discepoli all'agnello di Dio. Quindi quando lui rimane senza discepoli e stanno tutti quanti da Gesù. Un parroco ha fatto una grande, io infatti sono conti sulle cose più belle che succedono, ci saranno pure con voi, quando io tra 30 anni, 40, 50 sono andato via, cioè a 98 anni mi verrà dato un nuovo incarico. Se voi che avrete campato intanto, che siete un po' più grandi di me, 110, 115, io me ne vado e voi avete messo in pratica, siete ancora bravi, andate a messa tutti i giorni, andate agli incontri tutto, quando non ci sto più io, missione compiuta. Perché non l'hanno fatto per Don Leonardo, l'hanno fatto perché gli è rimasto qualcosa. Quindi se c'è stato Leonardo, Don Nicola, Don Filiberto, Don Filippo, chi te pare, un parroco vede quello che ha fatto quando se ne va, perché se quando se ne va rimane il deserto, oppure se le persone seguono pedissequamente come pecoroni il parroco, come se la loro vita dipendesse da... adesso non è, lo vedete anche qui, cioè se rimangono il rapporto, ogni tanto lo viene a trovare, fa la confessione, questo va bene, perché è normale, ma tutto quello che tu hai lasciato tu lo devi vivere a prescindere da, perché se questo non è, o il parroco ha fallito o le pecore non hanno capito niente, ma comunque sia questo è, capite? Perché la massima aspirazione è questo, è vedere una persona che ha incontrato il Signore e che segue l'agnello di Dio dovunque vada, a prescindere. Quindi. Adesso vediamo il primo giorno e poi ci fermiamo perché siamo arrivati, la chiamata dei primi discepoli, questi primi quattro discepoli, quindi sono, anzi cinque, Giovanni, Andrea, Pietro, Filippo e Bartolomeo, tutti quanti con una giornata, secondo San Giovanni. Abbiamo visto in particolare le 4 del pomeriggio, e San Giovanni per umiltà non si nomina, nomina esplicitamente Andrea, ma lui non si nomina, ok? Questo è un punto importante, questa è una delle cose a cui faceva riferimento anche Don Luigi Maria di Coco nella catechesi di oggi. Dice, maestro, dove abiti? Gesù non risponde. Venite e vedrete. Allora, se noi seguiamo il Signore, ricordiamo sempre una cosa, il Signore non ti dice le cose chiaramente in anticipo. Il Signore da noi vuole fiducia e abbandono. Abramo, quando fu chiamato da Dio, a 90 anni, vattene dalla tua terra, dal paese di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Non è che te devi andare a Latina, a dove abitavo quando ero già via, Maseno 22, no, tu te ne devi andare per fare una cosa da folle, che ho capito, quindi lasciare tutte le tue sicurezze per ignota destinazione. Quindi, in tutta l'altra nostra voglia, noi vogliamo essere sicuri, vogliamo assicurare il nostro domani, vogliamo sapere tutto bene che cosa succede, cosa non succede, cosa si rischia, cosa non si rischia, dobbiamo avere l'assicurazione. Abbiamo proprio sbagliato indirizzo, perché con il nostro Signore non è così. L'unica cosa che vuole è che tu consegni la tua vita e ti fidi di Lui, non devi pensare, ci pensa Lui. Questa cosa dai suoi figli è l'unica cosa che chiede importante, perché te la chiedi, tu vai e ci pensa Lui. Sapere le cose prima del tempo, come è fatto il paradiso, non fa niente. L'importante è che tu sai che il paradiso esiste, che è un luogo dove c'è un'infinita beatitudine, e che per andare in paradiso bisogna osservare i comandamenti e essere santi. Più di questo il nostro Signore non lo dice. Poi ogni tanto manda qualche santo, insomma, che magari vede qualcosa per... ma questo è accidentale, ecco. Perché lui vuole che abbiamo questa consegna. Ecco, poi si vede anche un pochettino come si propaga il Vangelo. Il Vangelo si propaga per comunicazione. Quindi c'è uno, poi ci sono due, ti prendo e ti porto, ti prendo e ti porto, cioè la diffusione, direi, ecco perché è importante anche la nostra piccola presenza e testimonianza, che non è mai, perché il nostro Signore fa sempre così, anche dentro una famiglia, quando una famiglia è lontana da Dio, questo l'ho visto tante volte, uno si avvicina, e attraverso quell'uno, se poi quell'uno risponde bene, arrivano anche gli altri.
l'essere discepolo e l'essere apostolo sono due facce di una stessa medaglia. Se tu segui Gesù, sicuramente attraverso di te Gesù vorrà raggiungere qualcun altro e tu, se vuoi, sarai suo strumento di comunicazione. Poi incontra Filippo, e qui c'è anche il verbo tipico, seguimi, e Filippo prende e va. Un'altra cosa molto importante, questo lo accentuano più i sinottici, lo dicevo durante la meditazione di questa mattina, che c'era un passo che parlava di questo, quando Gesù chiama, dice, aspetta un po', subito, noi ci piacciono le cose, se abbiamo una necessità, prima si fa è meglio, giusto? Poi però con Dio sempre all'ultimo posto c'è tempo, d'accordo? Ho raccontato quello che diceva, dice, adesso padre io non c'ho tempo, preghi lei per me, dice, sì, sicuro? Sta attento che se ti accappia solo la morte, proprio darsi che il nostro Signore dice, non c'è più tempo per salvarti l'anima, già eri tu prima, non ce l'ho io, ecco. Con Dio è subito. Quindi, sinottici, seguitemi, farò pescatore di uomini. Subito, lasciate le reti, lo seguivano. Qui è lapidario. Filippo dice, seguimi. Filippo è di Bezzaida. Dopodiché, Filippo incontra Natanael. Abbiamo trovato. Qui, non è stato trovato troppo. Natanael, che è il più anziano, rimane colpito da una prima manifestazione di Gesù. Quindi Gesù che conosce i cuori. Ti ho visto che eri sotto il figo. Che ha una manifestazione, per questo che gli dice... Nel Vangelo di San Giovanni vedremo tutte quante queste cose. Una delle proprietà divine è che Dio conosce delle cose di noi stessi che magari neanche noi stessi conosciamo. Ecco perché gli risponde, tu sei il figlio di Dio. Dice, no, questa è una cosa piccola, vede le cose maggiori di questo. E qui vedete il cielo aperto, questa è un'espressione tipica. Quando è che si è aperto il cielo? Punto interrogativo. E gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Questa detta insomma di più di qualche interprete è una prima misteriosa allusione alla passione, perché il cielo si è aperto quando Gesù stava in croce. Vedremo poi che è proprio il momento della massima glorificazione di Gesù e del Padre. E in quel momento gli angeli che salivano e scendevano al cielo c'erano affiotti, giustamente con le ali davanti agli occhi, ma in questo punto. Io direi che è meglio che ci fermiamo, perché sennò mettiamo troppa carne al fuoco. La prossima volta iniziamo alla grande con le nozze di Cana. Ok? Tanto se non finiamo quest'anno, il Vangelo di San Giovanni ce lo possiamo pure portare per 2 anni, che è troppo bello e ce lo possiamo tranquillamente gustare con calma. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie, Signore, per i tuoi benefici, tutti gli erano nei secoli dei secoli. Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.